sono arrivato alla riva degli Schiavoni. Qui, fino a prima della tragedia della Costa Concordia, attraccavano navi anche da 150.000 tonnellate. Con le grandi navi, quando incrociano in un bacino di acqua così piccolo, così limitato, è duplice. Da un lato possono creare gravi danni i movimenti dovuti al turbinio dell'elica, perché l'elica mette in moto grandi quantità d'acqua e lo fa in maniera vorticosa, dunque possono addirittura corrodere o danneggiare proprio le murature. Ma questo problema qui non c'è però, perché le navi, quando incrociano in questo tratto, vengono trascinate dai rimorchiatori a propulsione spenta, dunque vengono soltanto spostate. Ma quello però non è un problema minore. Infatti lo spostamento della massa d'acqua è considerevole e dunque può provocare con la sua stessa sola spinta grossi problemi anche alle strutture. Come possiamo dimostrarlo questo? Beh, possiamo partire da un principio che conosciamo tutti quanti fino dalla scuola elementare, quello del principio di Archimede, ossia dire che quando immergiamo un volume di un solido dentro un fluido andiamo a spostare una quantità di quel fluido pari al volume immesso. In questo caso cercheremo di fare anche una valutazione sui pesi, anche se il peso e il volume non sono proprio la stessa cosa. Il volume si misura in metri cubi, il peso in chili, ma quando si tratta di acqua possiamo avere una giusta approssimazione. Dunque prendiamo il nostro peso, il nostro volume, è questo qua. Vediamo quanto pesa, facciamo lo zero prima, dunque senza nessuna trazione sul dinamometro, è l'attrezzo che usiamo per misurare, zero in questo momento, poi lo tiriamo su e arriverà piano piano al suo peso, che è circa 880-890 grammi, praticamente quasi un chilo di materiale. Che cosa succede se lo immergiamo all'interno di questa massa liquida? Segniamoci un punto di riferimento, che è quello in cui arriva l'acqua, ora, e vediamo che succede quando immergiamo il peso. Piano piano l'acqua verrà spostata in alto e qui il peso diminuirà, ovviamente, lo vediamo diminuire, diminuire, fino a un limite di 330 grammi circa, e lo spostamento dell'acqua è questo che osserviamo qui. Ecco, adesso possiamo vederlo, questa è l'acqua spostata, il volume d'acqua spostato, e il peso appunto era circa 500 grammi, mezzo chilo, che corrisponde a questo battente d'acqua che è spostato. Possiamo cercare di vedere questo effetto anche in maniera simultanea, così ci rendiamo meglio conto delle quantità in gioco, anche dei pesi e dei volumi. Facciamo lo zero di nuovo, poi il suo peso, di nuovo sono i suoi 880-890 grammi, lo immergiamo dentro, non prima di aver fatto lo zero con questo altro recipiente, per poi poterlo sollevare e misurarlo. Quindi dobbiamo sapere quanto pesa da solo, sono circa 290-300 grammi il recipiente soltanto. Lo appoggiamo qui e poi proviamo a replicare l'esperimento. Piano piano, mentre lo infiliamo dentro, il peso qui diminuisce, tornerà intorno ai suoi 330 grammi e il volume di acqua spostato finisce in quest'altro recipiente che è graduato anch'esso. E il peso, una volta che ha finito di sgocciolare, sarà più o meno lo stesso, goccia più, goccia meno. Ecco, siamo arrivati a 750, dobbiamo levare i 250 di peso del recipiente, sono quindi quei 500 grammi spostati. Ci siamo resi conto così subito di che cosa significa un battente d'acqua, che non sarà per questo chilo scarso, ma per 10.000, 20.000, 80.000, fino a 96.000 tonnellate, che è la stazza delle navi che possono al massimo incrociare qui oggi, perché un tempo potevano arrivare in questo tratto, proprio qui alla riva degli Schiavoni, incrociare e attraccare qua navi da 150.000 tonnellate. Dunque immaginate qual è lo spostamento d'acqua e di proporzione la pressione che viene esercitata sulle fondamenta dei palazzi, che, lo ricordiamo, in questo caso per la maggior parte sono di argilla e legno. No, like this. Now we wait for zero. No, no, you have, no, no. You have to wait. Wait now. 8-8. No, 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 perché... Tu
tutto, ma me, tutto. Io non lo capisco che dici.